Peaky Teasy. Iniezioni sottocutanee senza pensieri? È facile, con PIC! L'iniezione sottocutanea si chiama così perché l'ago penetra lo strato adiposo che sta a metà tra cute e muscolo. È utile soprattutto nella terapia insulinica perché permette un assorbimento costante del farmaco. Tante persone fanno iniezioni di insulina ogni giorno per gestire il diabete. Scopriamo insieme come rendere tutto più semplice. Dunque, per iniziare, servono tamponcino disinfettante, penna per insulina e agopenna. Hai tutto? Molto bene! Ora vediamo passo passo come preparare al meglio l'iniezione. Prendi un agopenna e solleva la linguetta protettiva. Poi avvitalo alla penna per insulina, assicurandoti che sia ben stretto. A quel punto, elimina la copertura esterna in plastica. Finito? Niente affatto! C'è ancora da rimuovere il cappuccio Proteggi Ago. Mi raccomando, non dimenticarti! Rischi che l'iniezione sia molto dolorosa e soprattutto inefficace. Via anche l'ultimo! Bravo! Ora sei pronto per l'iniezione. Abbiamo parlato di agopenna. Sì, ma quale scegliere? Di solito sono di 3 lunghezze, da 8 mm, perfetto per la tecnica di iniezione complica. Da 6 mm, per chi infila l'ago in modo obliquo. E il più semplice di tutti, il 3,5 mm. Non fa male, basta inserirlo perpendicolarmente e raggiunge subito lo strato adiposo. Sentito qualcosa? Ora ricoprilo con il cappuccio protettivo. Svitalo dalla penna e gettalo. Ah ah ah, ma non lì! Nell'apposito contenitore! Bravo! Così nessuno si pungerà. E ricorda, mai usarlo per più di un'iniezione. Ti fa male sia perché non è più sterilizzato, sia perché al suo interno si formano cristalli di insulina che ne intralciano il flusso, rendendo inefficace la terapia. E poi ti fa male perché... fa male! Dopo la prima iniezione, la punta dell'ago perde la sua affilatura. Per questo quelle successive sono più dolorose. E poi, se non sostituisci l'ago e non cambi la zona dove fai l'iniezione, rischi problemi di lipodistrofia. La lipodistrofia è un disturbo del tessuto adiposo. Se non effettui l'iniezione correttamente, a lungo andare la cute si indurisce, rendendo l'assimilazione del farmaco più difficile e dolorosa. L'iniezione di insulina può essere fatta in 4 diverse parti del corpo: braccia, addome, cosce e glutei. Mi raccomando, ricordati di alternarle, così permetterai alle diverse aree di somministrazione di rimanere a riposo per un po'. Ora che sai tutto sulle iniezioni sottocutanee, PIC ti aspetta sul suo sito, sul canale YouTube e sulla PIC Community, con tanti consigli utili sulla salute quotidiana e sul diabete. E per scegliere la terapia migliore e l'agopenna più adatto alle tue abitudini, rivolgiti al tuo medico o farmacista di fiducia. Alla prossima! E ricorda, è facile, con PIC!